Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per lezione di geometria oggi andremo a vedere l'area del settore circolare. Come ultima lezione di questa unità dedicata alla lunghezza della circonferenza dell'area del cerchio, andiamo ora a vedere appunto l'area del settore circolare. Al termine di questa lezione cosa dovremmo essere in grado di fare? Dovremmo essere in grado di calcolare l'area di un settore circolare conoscendone il raggio e l'angolo al centro. Poi affrontare il cosiddetto problema inverso, ovvero calcolare il raggio o l'angolo al centro di un settore circolare data la sua area, e infine, chiaramente di nuovo attraverso esercizi in classe, avere problemi complessi legati all'area di un settore circolare. Ancora una volta è utile per noi fare un breve ripasso dei concetti geometrici dell'anno scorso. Appunto, si stava parlando di settore circolare, ecco qui una rappresentazione del settore circolare che vi ricordo è la porzione di cerchio, quindi a questo punto si parla di cerchio, non più di circonferenza, compresa tra due raggi. Eccoli qui in rosso i due raggi, la fetta di cerchio che siamo andati a ricavare è appunto il settore circolare. Attenzione, il settore circolare è anche questa parte, quindi di volta in volta dovremo specificare anche l'ampiezza di questo settore. Esattamente come abbiamo fatto nel caso dell'arco di circonferenza, vediamo di arrivare gradualmente alla formula generale che lega area del settore circolare al raggio e all'ampiezza dell'angolo, andando a vedere due casi particolari. In questo caso il semicerchio e il quarto di cerchio. E qui posso procedere molto velocemente perché abbiamo fatto esattamente gli stessi ragionamenti nel caso dell'arco. Nel caso di un semicerchio, ovvero di un settore circolare con un angolo al centro di 180 gradi, ovvero la metà di un cerchio completo, posso dire che l'area del settore circolare SC in questo caso sta proprio per settore circolare, non per semicerchio, uguale alla metà dell'area del cerchio completo, cioè A grande. Nel caso del quarto di cerchio, quindi angolo al centro 90 gradi, l'area del settore circolare sarà esattamente un quarto dell'area del cerchio complessivo. E quindi di nuovo, generalizzando i due casi particolari che abbiamo appena visto, possiamo capire come ci sia di nuovo una relazione di proporzionalità diretta tra ampiezza dell'angolo al centro e area del settore circolare. E quindi esattamente lo stesso linguaggio che abbiamo usato per l'arco di circonferenza, possiamo dire che l'area di un settore circolare e il corrispondente angolo al centro sono grandezze direttamente proporzionali, ovvero il loro rapporto è una costante, area settore circolare su alfa uguale a costante. E per trovare di nuovo il valore di questa costante basta considerare il caso particolare del cerchio completo, ovvero di un settore circolare al centro di 360 gradi. Questo ci permette, di nuovo come nel caso dell'arco di circonferenza, di trovare la formula diretta, ovvero quella che, noto il raggio e l'angolo alfa, ci permette di circolare uguale a area per alfa diviso 360 gradi e sostituendo da la formula dell'area dei cerchi otteniamo pi greco r alla seconda per alfa diviso 360 gradi. E subito andiamo ad un esempio, no? Abbiamo un settore circolare di raggio 12 cm e con un'ampiezza di 120 gradi e vogliamo trovare l'area di questo settore. Ancora una volta, qual è la procedura? Figura deve rappresentare un settore qualsiasi, questo evidentemente non è un settore 120 gradi, ma ci serve solo per darci un'idea. Scriviamo i due dati, importante, in questi problemi con i settori circolari o con gli archi avremo sempre due variabili date e la terza da trovare. Quindi abbiamo il raggio, 12 cm, l'ampiezza dell'angolo 120 gradi e la nostra domanda, cioè quello che vogliamo trovare, è l'area del settore circolare. E procediamo usando la formula che abbiamo visto pochi istanti fa, ovvero area del settore circolare uguale a pi greco per r diviso 360 gradi, sostituendo i valori che abbiamo qui nei dati, abbiamo pi greco per 12 alla seconda per 120 diviso 360 gradi. Questi due numeri li posso già dividere e molto rapidamente mi rendo conto che 120 è un terzo di 360, quindi divido tutti e due per 120, qui mi rimane 1, qui mi rimane 3. Nel passaggio successivo vado a calcolarmi questo quadrato, 12 alla seconda fa 144, che diviso il 3 che mi è rimasto da prima fa 48. Quindi il risultato di tutta questa operazione è 48 pi greco, attenzione a non dimenticarselo, centimetri alla seconda.
come nel caso di nuovo della lunghezza dell'arco, in questo caso di formula inversa non ne avremo una, ma ne avremo due. Una per trovare l'angolo al centro e l'altra per trovare il raggio. Su questo ora facciamo un paio di discorsi. Quindi cominciamo con la formula inversa per trovare l'angolo al centro, e esattamente come sarà fatto per l'arco di circonferenza, alfa sarà dato da 360 gradi per l'area del secolare divisa l'area del cerchio completo. Se invece nel problema vogliamo trovare l'area del cerchio completo, ecco la seconda formula, avremo che questo è uguale all'area del settore circolare per 360 gradi diviso alfa. Ovviamente se poi vi chiedono il raggio, a questo punto dobbiamo usare la formula inversa del raggio conoscendo l'area, ovvero area diviso pi greco tutto sotto radice quadrata. E vediamo infine un paio di esempi, a cominciare un esempio in cui mi chiede appunto l'area del cerchio. Quindi abbiamo un circolare di area 100 pi greco metri al secondo, e nuova attenzione, unità di misura, le aree sono unità di lunghezza alla seconda, ha un'ampiezza di 60 gradi, calcola l'area del cerchio corrispondente. I miei due dati, quindi ovviamente c'è la figura, i miei due settori circolare, l'ampiezza dell'angolo, la domanda è il valore dell'area. Utilizziamo la formula che vi ho fatto vedere pochi istanti fa, prima 360 gradi e poi con i numeri 100 pi greco per 360 diviso 60, e di nuovo molto velocemente 360 è 6 volte 60, quindi mi rimane un 6 che va a moltiplicare col 100, il mio risultato è 600 pi greco. E concludiamo con un esempio molto semplice in cui nota il valore dell'area del cerchio del settore circolare, c'è da trovare l'ampiezza dell'angolo al centro. In un cerchio di area 400 pi greco centimetri quadrati viene ricavato un settore circolare di area 100 pi greco centimetri quadrati. Calcola l'ampiezza del settore circolare. È ovvio, cioè già a intuito uno può capire qual è la soluzione, ma l'importante veramente è comprendere qual è la procedura, che a questo punto può applicarsi a qualsiasi valore numerico vi venga dato. Quindi mi scrivo i dati, tante cose, qui c'è un piccolo errore perché queste sono 100 pi greco e non 1000 pi greco, sarebbe difficile avere un settore circolare più grande del cerchio completo. Chiedo quanto vale alfa e vado a calcolarlo usando la formula inversa che abbiamo visto in precedenza. Quindi alfa uguale 360 gradi per area del settore circolare diviso area del cerchio, 360 per 100 pi greco diviso 400 pi greco. Qui ho fatto delle divisioni successive, pi greco con pi greco e va via. Qui mi rimane un 4, qui rimane un 1. E poi ho diviso il 360 per 4 e mi è rimasto 90. Senza stupirmi, trovo che l'ampiezza dell'angolo al centro è 90 gradi, ovvero un quarto del cerchio completo. E con oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione da Mr. Boscherini.